Guardando questo 2022 direi che viene un po' da fare una riflessione particolare, cioè si potrebbe dire quasi che il quadro che ci si presenta è un quadro un po' paradossale, perché guardando i risultati della banca possiamo dire senz'altro che il 2022 ha visto il raggiungimento di risultati davvero particolarmente importanti, in qualche ambito i migliori forse di sempre o comunque da moltissimi anni. Dall'altro, ecco perché un po' il riferimento a un apparente paradosso, tutto questo avviene, lo sappiamo bene, in un contesto che forse è il più difficile che stiamo affrontando tutti insieme da molto tempo. Basta ricordare il dramma enorme della guerra e tutta la problematica inerente ai costi così incrementati dell'energia in primo luogo, ma non solo, come livelli di inflazione che sono stati raggiunti recentemente ci segnalano. Ecco appunto perché parlavo di un paradosso. Poi in realtà, se guardiamo un po' meglio, questo paradosso non c'è, mi riferisco ai risultati della banca di cui parlavo, perché questi risultati non sono figli soltanto del 2022, di quello abbiamo fatto in quest'anno, ma evidentemente vengono da una programmazione, da un lavoro che abbiamo avviato ormai negli anni che sono alle nostre spalle. Questo per spiegare un po' quello che dicevo, dovendo e volendo anche, credo, dare qualche indicazione, qualche numero di questo 2022, ne cito soltanto alcuni che ritengo particolarmente significativi. Innanzitutto il livello di patrimonializzazione della banca. Il 2022 a settembre, l'ultimo dato disponibile, ma non sarà diverso molto da quello con cui chiuderemo, è pari a oltre il 26% di CET1. Il CET1, come sappiamo, è il più importante indicatore di patrimonializzazione della banca, cioè quello che indica la solidità della banca. Ecco, solo per capirci, diciamo, e questo è oltre il triplo del livello minimo regolamentare che viene chiesto alle banche. Un altro dato molto importante sono i 75 milioni di nuovi finanziamenti che in quest'anno la banca ha erogato al territorio, a famiglie e imprese. È un dato che, oltre a essere il più alto in assoluto, se lo contestualizziamo nel contesto, appunto, nel momento di cui parlavo prima, ovviamente assume un valore ancora più importante, perché è evidente che è stato ancora più importante stare vicino alle esigenze delle imprese e delle famiglie in questa situazione. L'ultimo dato che do sono i 20 milioni di crescita della raccolta dei nostri clienti e dei nostri soci, che ci hanno consentito di arrivare a toccare 700 milioni di depositi complessivi che noi raccogliamo appunto da clienti e soci. Ecco, questi numeri, oltre a essere numeri, come dicevo, certamente rilevanti, sono a mio avviso importanti perché esprimono il livello di fiducia che intercorre ormai stabilmente fra la banca e il proprio territorio. La fiducia che la banca concede con il credito erogato al territorio, la fiducia che la banca riceve dal territorio raccogliendo appunto il denaro da famiglie e imprese. Ecco, proprio guardando a questi numeri, quindi dico, credo che possano consentirci, dando un rapido sguardo anche a quello che abbiamo davanti, il 2023, di guardare con fiducia, anche se sappiamo che ci sono delle sfide, lo accennavamo prima, importanti che dobbiamo affrontare, ma appunto responsabilmente, certo, perché sono sfide sicuramente molto difficili, ma altrettanto responsabilmente e con moderata fiducia di poter continuare, ecco, ad affrontare quello che il contesto e lo sviluppo del contesto ci proporrà, per continuare a recitare la nostra missione di stare accanto alle esigenze del territorio. E concludo davvero anche cogliendo l'occasione della vostra emittente per fare gli auguri ai nostri soci, ai nostri clienti, semplicemente auspicando per tutti noi che il Natale ci porti un 2023 un po' meno complicato di quello che da purtroppo diversi mesi ci viene un po' raccontato.